FIFA 17 alle porte, fatti trovare pronto e prepara subito i tuoi crediti. Clicca il link in descrizione per maggiori dettagli. E mentre già tutti giocano a FIFA 17, io, perché ho della personalità, sono ancora sul 16. Magari mi fa addirittura quasi strano dire FIFA 17, cioè siamo talmente tanto abituati a FIFA 16 che, boh, non lo so, cambiamento strano. A parte gli scherzi, ragazzi, questa sarà l'ultima settimana in cui giocheremo con questo titolo che mi ha portato veramente tante soddisfazioni, mi è piaciuto. Addirittura in questi giorni dovremo finire i due episodi rimanenti della carriera e assolutamente un ultimo foot draft per chiudere completamente il cerchio. Dovrò editare tantissimo, non ho tempo, lo dovrò fare sabato sera, che vita di merda. Come al solito, prima di iniziare vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Inoltre vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network e a tutti i canali di Brainless. Iscrivetevi dappertutto. Come al solito poi andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram, e l'ultimo like in questo caso è di LucaPiro_05. Ciao Luca, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Siamo più di 9800 su Instagram, manca veramente poco. Dai ragazzi, dai, dai, dai. Allora, i titolari sono quasi tutti a posto, a parte Yevdai. Bisogna capire, bisogna decidere se schierarlo o no. Io direi che proviamo a farlo giocare dall'inizio. L'andata è finita 1-1 con il gol all'ultimo respiro di Paolo Dybala, quindi dovremo assolutamente concentrarci e non prendere gol. Come cartellino giallo, Gnoguri dopo due minuti, direttore di gara, non ho fatto niente. Dentro, attenzione da Fernando, Fernando perde un brutto pallone e poi però lotta come un leone, la recupera lui, riesce a servire in qualche modo Gonzalo Higuain, vede Dybala, attenzione, Dybala servito, vede il taglio di Fernando, è già in fuori gioco, Fernando lascia la Cuadrado che arriva lui, ancora Fernando, dentro la Dybala, Dybala si appoggia con il tacco a Higuain, attenzione Higuain può fare andare, serve Fernando, ancora una volta Fernando iperattivo in questo inizio, serve Cuadrado, Cuadrado prova il cross, Bellerin la stoppa, la mette per Dybala che non ci arriva a calcio d'angolo però, chiamiamo Yesé, Cuadrado, tutti qui e poi Cuadrado la mette come solo lui sa fare, sul secondo palo la palla messa fuori, Dybala bello tra le linee, attenzione dentro da Higuain, Higuain ci può arrivare con il tuo fisico statuario proprio, Yesé, la palla messa fuori, Yesé con un paio di finte delle sue, Yesé in buona posizione, attenzione, vede dietro Padoin, ben servito, dentro per Higuain, Fernando ancora, dentro per Higuain, di prima a cercare Dybala, Dybala 1-2, e poi c'era Gnoguri, bellissimo che si era inserito, attenzione perché c'è Higuain, può andare da Gnoguri, bella così, dentro per Dybala, Dybala con il fisico la tiene, e poi fa andare Higuain nello spazio, in aria, il pipita, il tiro in faccia a Casillas, Dybala in posizione dalla trequartista, adesso va dentro da Higuain, Higuain da solo, ragazzi, è un'occasione troppo ghiotta, Higuain! E c'è il gol del Pipita, l'uomo più atteso, non segnava mai, ma questo capolavoro, questo è un gioiellino di Dybala, che fa proprio il falso 9, la va a prendere, Higuain nello spazio, in profondità, da solo, erano in tre davanti alla difesa del Porto, Higuain però questa palla non la può sbagliare, 1-0, il gol del Pipita, il gol di Gonzalo, il gol di Gonzalo, Higuain, 1-0. Ancora, Dybala e Higuain, sempre loro due, Higuain vede il taglio di Dybala, prova a servire dietro la difesa, questa volta esce Casillas, la palla è ancora qui, attenzione, Padoin, la stoppa, Padoin, il tiro, il pallonetto, Casillas la prende, stava per fare un gol incredibile, sarebbe venuto giù Marassi, Padoin, stop, pallonetto, a Casillas, dal centrocampo, che la tocca, a calcio d'angolo, ancora André, sulla fascia, André all'indietro, la serve, Yesé non riesce a prendere la palla, addirittura cade per terra, attenzione perché adesso è pericoloso il Porto, guardate quanti uomini che ha messo dentro, oh no, è entrato in aria, con Pereira, Pereira, va sul fondo, Pereira la mette, ma c'è il signorino Scuffet, no, no, Ruben Neves dentro, ah, che brutta infilata che ci ha andato con Danilo e Ruben Neves, che brutta infilata, eravamo messi malissimo, adesso è 2-2, adesso è 2-2, adesso è proprio 2-2, non dobbiamo più prendere gol neanche per sbaglio, ragazzi. Che brutta infilata. Attenzione, c'è Dybala, vede il taglio di Cuadrado, dietro la difesa, Cuadrado arriva puntualmente, Cuadrado la mette giù con la testa, ancora Cuadrado, ehi, steccato, in aria, era fallo, era fallissimo era. Attenzione, c'è Higuain che la recupera, poi dentro da Cuadrado, in profondità, Cuadrado riesce a rubargliela, l'errore del difensore, dentro per Dybala, non ci arriva su Casillas. Sto male, sto veramente male adesso. Adesso è il Porto che deve fare la partita, perché loro con un gol praticamente sono qualificati perché hanno fatto gol fuori casa. Però Fernando la recupera, la sradica via e poi Fernando riparte con la sua solita grinta, la sua solita forza. È sempre Fernando, è sempre lui e vuole andare da Higuain che è in area. Higuain, il tiro di Higuain non riesce a tirare, ma Dio buono Higuain, perché, perché? Attenzione, ancora Fernando, dentro la Dybala, attenzione Dybala, va da Higuain. Higuain si appoggia a Fernando, deviata, messa fuori, messa fuori, messa fuori. Ma guai a voi se mi fate un... uno scherzo del genere, guai a voi proprio, ragazzi, ehi, ehi, dovete difendere,
È difficilissimo in questo momento. È veramente difficile. Però Nyoguri la recupera molto bene. Poi prova ad andare da Dybala, non ci riesce. Il Porto è altissimo, ragazzi. Veramente in ultra offensiva, secondo me. Non lo so. Higuain la mette fuori. E poi andiamo da Dybala. Tieni sulla squadra, Dybala. Tienila su. E poi apri tutto di là. Ma metti una palla fatta bene, Paolino. Guardate quanto sono lunghe le squadre. La distanza fra i reparti. Higuain deve fare il difensore. Non ci si capisce più niente. La palla messa lì. Cosa sta succedendo? È fuori gioco. Ragazzi, è finita. Supplementari. Tempi supplementari. 2-2. Mamma mia se sarà difficile adesso. Mamma mia se sarà brutta. Da soffrire proprio, da starci male. Munir la recupera. Yese lo serve. Munir, sei appena entrato. Sei relativamente fresco. Munir, in area. Munir! Daniele Verde, guardate, fa il difensore anche lui. Fa il terzino in fase di non possesso. Corona, sul fondo Corona. La mette. Fernando, arrivaci prima te. Mettiamola fuori questa palla, ragazzi. Cosa sta succedendo? Io voglio fare gol adesso perché, ragazzi, sapete benissimo che i rigori non sono la mia specialità. Dobbiamo andare. Yese, capitano, facci vedere di che pasta sei fatto. Facci vedere che vuoi alzare questa coppa. Yese, dentro, per Simone Paduin. Paduin, la mette, il cross per Munir. No, oh, Iker, no. Non farmi questo, Iker. Attenzione, Verde, Verde, messo giù. Il suo, Yese, il tiro deviato. Calcio d'angolo, c'è Paolo Dybala. C'è Paolo Dybala, vi ho detto. C'è Paolo Dybala, vi ho detto. Dentro per Ødegaard. Il tiro, la traversa di Ødegaard. Yese, no ragazzi, ci siamo ancora. Con Simone Paduin, c'è Dybala. È la sua posizione, prova il tiro. No, è uscita. Calcio d'angolo ancora, ragazzi, guardate lo score. Guardate i tiri, guardate Ødegaard. Che la mette dentro, e c'è il gol. E c'è il gol, è Daniele Rugani. Che al 120esimo mi regala questa gioia. Meritatissima. È finale, ragazzi, sarà finale di Europa League. Guardatelo, arriva fortissimo, altissimo, velocissimo, purissimo, levissimo. Daniele Rugani al 120esimo, ultra difensiva. No, non devono passare neanche le mosche, o la palla o le ginocchia. È finita, all'ultimo respiro, ragazzi. Che gioia incredibile, che bel finale di carriera che sta venendo fuori. Guardate le statistiche, 10 tiri, 8 in porta. Il Porto ne ha fatti 3, di cui uno in porta ci ha fatto gol. Sarà contro il Bayer 04, ragazzi. Bayer 04, Sampdoria, la finale d'Europa League quest'anno. Questa con il Napoli sarà una partita veramente difficile, sono tutti stanchi, abbiamo addirittura Zukanovic squalificato, non abbiamo giocatori e la voglio giocare perché contro il Napoli si gioca sempre. Mamma mia che brutta formazione, ma sono obbligato a fare così. Sono proprio costretto a fare così. Con Carbonero terzino destro, non si può vedere. Siamo a San Paolo contro un Napoli che ci sta inseguendo in classifica, con una squadra rimaneggiata ma con una gioia nel cuore per la finale di Europa League, che dovrà spronarci, dovrà farci volare. Ci sono dei giocatori che giocano adesso la prima partita in assoluto in stagione. Bellissimo, una carriera ignorante come questa non c'era mai stata su YouTube Italia. Mai. Attenzione, c'è Campagna, va a andare Ødegaard nello spazio, incredibile. Abbiamo fatto una giocata fatta bene con dei giocatori che non esistono. Ødegaard, Ødegaard, ancora lui. Dentro Ødegaard, vai. Da Duncan, dal limite ci prova Duncan, non esageriamo. Alfredo, ancora lui di tacco, guardate che eleganza di Duncan. E poi dentro, da Munir, Ciccio Munir, ancora che è scattato. E ci va Duncan, Campagna, dentro da Munir, va dentro da Duncan. Reina, cosa fai? Volevamo fare gol noi. Vediamo se Carbonero riuscirà a marcare Insigne. Ecco, no, non ce la farà. Kristesic va largo da Daniele Verde, che verticalizza a cercare Campagna. Campagna va da Munir. Attenzione, Munir tra le linee. Munir fa spallate, vede che Campagna si è inserito, lo serve sulla corsa, va fuori da Verde. Verde mette il cross, Reina, ci arriva lui. Bruttissimo Mertens lì, è veramente bruttissimo questa difesa. Mertens, non ci credo mica. Non ci credo mica. No, non l'ha sbagliato davvero. Non l'hai sbagliato davvero. Ha preso il palo. Era impossibile sbagliarlo, se no. Campagna si appoggia. Attenzione, c'è Munir dentro ancora per Munir e Campagna. Sempre loro due. Guardate che tandem d'attacco che ci siamo inventati. Ehi, ehi, ma che rigore clamoroso. Per fortuna che mi sono fermato proprio per prenderlo. Grazie, Marechiaro. Grazie mille. Gentilissimo. Eh sì, vai a fare proprio la doccia, mi sa. Siamo addirittura in uno in più. Con un rigore per noi rischiamo di vincere questa partita con questa squadra di scappati di casa. Munir al dischetto contro Reina. Tutto spagnolo. Tutto spagnolo. Tutto in famiglia. Ah, entrata! Non avevo capito! Ho temuto il peggio con la traversa come prima. Munir! Munir! Sempre Munir! Sempre Munir quando non giocano gli altri. Sembrava il rigore di Zidane. È il rigore di Zidane di Italia-Francia. Identico. Campagna, Munir si allarga. Allora prova a servirlo. Attenzione però perché arriva anche Ødegaard. E allora dentro per Munir. Esce Reina. Forse più veloce Munir. La tocca addirittura a lui. Guardate che sfiga. Carbonero che ha fatto una bella partita anche da terzino. Contro ogni singolo pronostico nel mondo. Duncan. Dentro così. Mamma mia.
Bologna sbaglia la palla, allora regala l'ultima possibilità a Napoli, no, perché la nostra difesa esce bene, allora Duncan spara là dove non batte il sole. Sembra finita la partita, grazie, la ringrazio. Abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi con quella squadra lì, non è possibile mai. Io ragazzi direi di simulare quella con l'Udinese e poi concludere qui l'episodio, tanto la squadra quella brutta è comunque titolare. Adesso la simuliamo assolutamente sperando che non si faccia male nessuno. Abbiamo vinto 1-0 gol di Carbonero al terzino destro. Lo schifo del calcio proprio. Bene ragazzi, siamo arrivati alla penultima partita di campionato contro il Milan, che comunque ormai i giochi sono già stati fatti, quindi non so neanche se la simulerò nel prossimo episodio. Magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Il prossimo però sarà l'episodio più bello della storia delle carriere, perché guardate questa partita contro il Bayer Leverkusen, il Bayer 04. Ragazzi, possiamo vincere l'Europa League. Sono veramente contento, sono veramente euforico. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.